Allora, le interviste, qui abbiamo Andrea Sellaroli, l'allenatore delle Rari Girl, e Giulia Bartolini, cannoniera assoluta di questa partita, ma anche forse della 2 Nord. Una partita strana, Andrea, perché all'inizio davvero questa Promogest non ve l'aspettavate così forte? No, guarda, non voglio passare odio quando gli allenatori dicono che abbiamo giocato male noi, sminuendo la bravura degli avversari. La Promogest ha fatto una bella partita, ci ha creduto, ha dimostrato di un buon valore tecnico e noi però non siamo questi qua. Noi è la prima volta, purtroppo è la prima volta che andiamo in streaming proprio in questa partita, che è stata la peggiore da quando abbiamo iniziato, però forse nella partita prima di un incontro importante come quello che sarà domenica prossima ad Imperia ci sta tutto. Giulia, 7 gol in 3 tempi, questo è un record? Diciamo di sì, diciamo che non mi era mai capitato e quindi l'importante è che la squadra giochi e che io possa essere utile a far vincere la squadra e a ottenere quello che vogliamo. Poi non sono i 7 gol, 2, 3, questo non è importante, io cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Comunque sei capocannoniera ad oggi perché se vai a 33 gol, questo potrebbe essere anche una cosa carina, no? Sì, questa è la prima volta, devo dire un'ulteriore prima volta per me, quindi insomma una soddisfazione, una piccola soddisfazione, ecco, questo sì, sono contenta. E da parte tua questo fatto di trovarvi la Promogest all'inizio, andata in vantaggio, poi dopo 1-1, poi 2-1 per loro, ve l'aspettavate? Allora, sinceramente no, però io penso che ci abbia fatto bene, perché comunque le prime partite di quest'anno sono state tutte troppo facili, nel senso che ci siamo trovate a vincere partite di 10, 8, 9 gol e quindi in qualche modo ogni tanto qualche scrollone ci serve per, diciamo, mantenere sempre alta la concentrazione, e perché potrà capitare anche insomma nel futuro di trovarsi magari in difficoltà e quindi dobbiamo saper reagire anche in quei momenti lì. Allora, io durante la telecronaca ho detto Giulia Bartolini che a novembre ha fatto la maratona di New York e questo lo devono sapere le persone, Giulia? Sì, ho fatto anche quella pazzia, è stata proprio una pazzia, ho fatto la maratona di New York, l'ho portata in fondo con circa 5 ore di corsa e anche quella un grande obiettivo raggiunto, quindi sono felice. Complimenti doppi dunque a Giulia Bartolini. E per Andrea Sellaroli un'altra domanda: quanto conta il match di domenica prossima? Ma serve soprattutto per valutare a che punto siamo noi. È tutto, come diceva giustamente prima Giulia, è tutto il campionato che cerchiamo sempre di rimanere concentrati, e non è facile perché ogni volta è difficile anche per me arrivare prima della partita e dare le motivazioni giuste quando sappiamo che sulla carta siamo superiori alle squadre avversarie. Quindi per adesso sono state veramente veramente brave, perché non hanno mai sottovalutato l'impegno. Questa sera erano scariche di testa perché erano errori tattici sicuramente, però soprattutto errori proprio banali che non si devono mai vedere quando si gioca in prima squadra, come non accorgersi che siamo espulse o tante cose che facevano vedere che non eravamo pronti di testa. Fisicamente, secondo me, ho ruotato tanto la squadra già dal secondo tempo, tutte quante, sto cercando di dare a tutte quante la possibilità di giocare, perché voglio che essere la squadra che ha la panchina più lunga del campionato per poter essere tutte decisive poi nei momenti importanti. Benissimo, allora ringraziamo Andrea Sellaroli, tecnico delle Rari Girl, Giulia Bartolini, cannoniera di stasera e cosa, e facciamo tanti auguri per il proseguo del campionato. Grazie mille. Grazie, grazie. Arrivederci a tutti, buonasera.